Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Hyperlight Drifter. Abbiamo concluso il precedente episodio con la sconfitta di The Emperor. Il boss Ranocchio, per capirci, ho cercato il nome per poter dare un nome all'episodio. Quindi, nuova zona? Possiamo andare in basso, a sinistra o in alto? Io così su due piedi cercherò di usare un approccio, a meno che qualcuno di voi non mi dica diversamente nei commenti o roba del genere, tipo orologio. Quindi andiamo sotto, a sud. Olè. Non possiamo comprare il secondo power up, mi spiace ma è così, e andiamo. Tanto sto cercando di ridurre leggermente la dimensione dei video, quindi spero di riuscire a stare in circa 25 minuti, perché mi avete più e più volte detto che preferite video un po' più corti. Ok, se io alzo questo, cosa ho cambiato? Non mi pare nulla. Certo, forse ho aperto questo percorso possibile. Giustamente, mi ero dimenticato che quello era esplosivo. Fa niente. Va tutto bene, circa. A meno che non ci sia qualcosa qua. Certo, ho appena detto di voler fare video un po' più corti e perdo tempo. Sapete che se forse, se si abbassa quella pedana, io posso... Esatto, ah, si abbassa tutto, non si alza nient'altro. Ok, ero convinto si alzassero altre cose. Niente. Olè. Un gearbit. E si vedeva dall'ingresso? Non sono sicuro se si vedesse. Comunque ci mancano altri, quindi, due gearbit per un'altra abilità. Praticamente. Perché io ne ho già due completi e questo sta a metà. Olè. Nemici. Allora, innanzitutto, come si cambiava l'arma? Non mi ricordo come si chiamava l'arma. Ok, si cambiava col cerchio. Perfetto. E qua c'è altro? Perché non vorrei mancare cose importanti. Capito, no? Ole. Andiamo. Niente. Sto aspettando a curarmi perché ho soltanto... Mi dice di andare di qua. Non si può andare di qua. Sì, il problema aspetta. No. Non c'è feed. Può essere che qui non ci possa andare. Perché qua... Ah, ci sono delle frecce. Le ho notate, però non capisco... Non ci credo. Vabbè, la cura qua ci stava. Allora, non capisco. Forse devo riattivare quel portaletto? Non credo, però. Meglio controllare per sicurezza. Dai. No, non è cambiato assolutamente niente. Devo interpretarla come un di qui non si passa? Ok, allora proviamo un'altra direzione. Forse non possiamo andare a sud. Allora andiamo a nord. Facciamo la cosa... Anzi, no, andiamo a ovest. Che è detto volgarmente a sinistra, a ovest, eh. Ok, anche blocchi pure qua. Come funzionano questi blocchi? Non si può comunicare. E allora niente. E ovest sia. Sempre sperando che non trovi un altro blocco, eh. Cosa possibilissima. Olè. E cosa c'è qua? Ah no, è soltanto per un giretto. Niente. Intanto non sto trovando neanche nemici. Quello esplode. Le ultime parole famose, non sto trovando nemici. Già. E mi dispiace perché sono circa 6 minuti di video e non ho fatto letteralmente nulla. Vabbè che posso accorciare e accelerare un po' l'avanti e indietro, però. Fino a un certo punto. Oh, non mi direte che sono costretto ad andare a nord? Mi dà fastidio per due motivi. In primis... viene un po' meno la cosa del tutto esplorabile fin dall'inizio.
secondo poi. Ok, lì si cade. Secondo poi. Dicevo. A parte che penso che qui ci sia un percorso veramente. Secondo poi mi sono dimenticato, devo essere sincero. Dimenticato il punto della questione. E qua non mi piace che non capisco dove finisce la mappa. Letteralmente, perché è coperta ad esempio da questi fiori di ciliegio. Oh sì, il look almeno è simile. E andiamo. Immagino tu sia un nemico. No. Niente. Ah, si può con... Allora, dammi un'occhiata alla mappa. Ok, no, proviamo a scendere qua. Abbiamo appurato che dobbiamo attivare un numero arbitrario di moduli prima di poter... Ah, qua c'è direttamente un modulo messo così. Strano. A parte attiviamo quel modulo. E ok. Ed è il primo. Va bene. Quello che mi lascia perplesso sono tutti questi morti. Niente. Perché non sembra una... Cioè, non vedo una reale causa di morte qui, quindi mi lascia un po' perplesso sta cosa. Andiamo. Vabbè, uno dei tre moduli l'abbiamo attivato, di tre o quattro. Credo che ne bastino tre, perché l'altra volta il quarto l'abbiamo trovato dopo il boss stesso, quindi non credo si possa trovare prima. Ole. Niente. Sei un nemico o un amico? Allora, sei tu quello rappresentato? Non so sicuro. Ah no, è la rappresentazione del boss, ok. Come è successo per il rospo, che ce lo indica lì sopra. Ole. Anche se l'altro tizio che ci ha chiesto di uccidere il Demperor, per capirci, poi alla fine è sparito, non ci ha detto nemmeno grazie, non ci ha dato niente. Quindi anche qua penso che il tizio semplicemente si è limitato a comunicarci un problema e poi... cavoli nostri. Ero quasi sicuro che quello scoiattolo fosse un nemico, perché ho detto... Ma ti pare che ci fanno... Ok, no, i nemici sono quelli dell'altra zona, quindi non dovrei sorprendermi più di tanto. Qua c'è una foresta. Quindi sarà una zona forestale, tutta quanta la... Dai, olè, una cassa. E contiene una cura, che non mi dispiace affatto, no, davvero. Olè. Qui ci si... ci si passa, penso fosse un ostacolo. E qua non si va da nessuna parte. No, si va, come se non si va. Olè. Non avevo visto... Vabbè, un Gearbit. È un pozzo. Ma la cosa più mi interessava era il Gearbit. Qui penso ci sia un niente. È solo il pozzo. Ok, allora risaliamo. È stato comunque bello averlo trovato, anche perché di Gearbit non ce ne sono mai abbastanza. Però il fatto è che sto io sistematicamente evitando ogni pericolo. No, niente. Non riesco a interagirci? No. Ok. Cioè, ho visto che c'erano dei nemici sopra, ma davo per scontato che magari fossero in una zona un pochettino più... Fosse quella la cosa diretta, e che quindi stavo esplorando cose opzionali. Mi sono appena lamentato dell'assenza dei nemici? Già. Mi devo stare zitto la prossima volta. Pensavo ci fosse... visto che sono molto veloci questi a colpire, credo sia meglio stare un po' più attenti e non rimanere con uno di vita. Che con un colpo fortuito mi ammazza. Olè. No. Bravissimo. Mio piccolo drifter. Non così tanto bravissimo. Però apprezzo il pensiero, apprezzo lo sforzo, meglio dire. Questa comunque è una foresta.
Perché prima con due colpi l'ho ucciso uno e questo invece non è morto con due colpi? C'è una qualche cosa tipo colpo di striscio, non colpo di striscio? Potrebbe essere. Che cacchio? Non ho capito cosa sia su... Ah, si riforma e se ci sto sopra ovviamente mi prendo il danno. E ok, ok. Qui da dove siamo? Momento. Si scende. Non mi sta andando molto bene sta cosa. Qua. Niente, 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 niente. Un'altra sequenza. Ah, pensavo un'altra sequenza onirica. Buono. Buonissimo. Olè. Sono armature queste, mi sembrano tanto armature. E quella tra l'altro era una rastrelliera d'armi. Sì, vabbè. Vabbè tutto però. C'è un limite a quanto voglio rischiarmela. E si scende. Cioè si scende, si esce. Perché ho la sensazione che verrò attaccato da parecchie cose cattive? Sarà perché mi si è bloccata la porta alle spalle. Io ho visto una cura là. Ok. Fortunatamente ho le lame che possono deflettere. Vai. Oh, un gear beat. Seconda abilità. Però io non tornerò indietro finché non ho un teleport per tornare qua velocemente. Se no, mi sembrerebbe molto stupido. Ok. Olè. Terzo gear beat. Quindi nuovo set di abilità acquistabili. Nuovo set non suona bene perché non è un set, ma vabbè. Fa niente. Ah, ma... Quindi quello era un agguato in caso andassi a prendere la cosa. Simpatica la cosa. Fatemi capire. Allora, probabilmente questo è come... Dov'è? Questo. Quindi un punto da cui ci si può teletrasportare. La logica quindi dice che io dovrei cercare, se possibile, di andare verso questa direzione per aprirmi un passaggio. Ok, no, bisogna fare il giro. Senti, simpaticone. Ah, sono nemici normali comunque. Pensavo fosse una specie di mini boss, ma poi mi sono reso conto che era un pochettino troppo fragile. Sono tipo degli specialisti di Yaito, che è la tecnica di scherma giapponese che si concentra nell'estrazione, colpo e rinfodero dell'arma velocissimamente. Ah, riesco quasi a ucciderli con una singola combo? Questo non me l'aspettavo. A parte che non ho mai capito, visto che i nemici tendono a morire prima, quanto è effettivamente una combo del nostro drift. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. E un gear beat, ma che bravo. Io non ho capito questi cosa dovrebbero essere. C'è una specie di J disegnata. E l'interazione penso sia abbastanza scontata, però. Quindi 1, 2, 3. Ore. No, sbagliato. Sbagliato proprio il tempismo. Andiamo, andiamo, andiamo. Come sto dicendo, la mia priorità è arrivare a quella che credo essere... Non è. Pensavo essere un teletrasporto. E mi sono sbagliato. Mi sono gravemente sbagliato. Ah no, lo è! Si è aggiunta la mappa? Eccellente. Ora quindi posso scappare momentaneamente... Dov'era? Qua. E comprai un'abilità. Me ne hanno consigliata una che dovrebbe velocizzare il gioco. Me l'avete consigliata nel primo episodio, perché finalmente è andato online il primo episodio di Hyper Light Drifter. E mi avete consigliato la... Com'era chiamata?
la schivata consecutiva, una cosa del genere. Comunque era basato sulla schivata. Ok, credo sia questa, perché vedo che schivi di più, quindi... Spero di non aver sbagliato. E rieccoci. Tra l'altro sì, lo so, non dovevo tornare necessariamente... Non dovevo tornare necessariamente sulla pedana per teletrasportarmi, ma lì è più una... È un errore che continuo a fare. Si scende. Spero di sbloccare almeno un altro modulo in questo episodio. Non mi dispiacerebbe affatto. Così magari nel prossimo riesco forse già ad arrivare dal boss. Questo credo sia per risalire dopo. E siamo senza luce. La luce è arrivata. Sì, tra l'altro considerate che mi sono completamente dimenticato di poter... Che cacchio? Allora, curiamoci. Mi sono completamente dimenticato di poter deflettere i proiettili. Stavo pigiando il tasto sbagliato. Questo credo che crollerà come crollato quello. Ah, no, no. Ok, non crolla con un blocco, crolla a pezzi. Ok, preso un altro gearbit. Sto facendo minchiate a profusione. Ok, e devo stare... Che cacchio è? Vabbè. No. Ah, momento. Si alza la roba. Si abbassa la roba. Adesso che è così, penso sia meglio curarsi. Dico, adesso che è così, a parte se riesce a farmi colpire ugualmente, posso scendere fino a qua. Che modo di dire. Allora, a parte che morirò tipo da qua a qualche secondo. Non ho cure. Sì, morirò. And die. E si rifà. Quindi devo riprendere il gearbit, vero? Qui è un posto sicuro. Ok. Non va bene. Non va bene, non va per niente bene questa cosa. Anche perché ho la necessità di attivare la protezione. Cacchio. Lo so, buoni. Fammi prendere questo. Tanto fammelo anche usare. E adesso. Olè. Olè. Una volta qua, a parte che non riesco a utilizzare come si deve il dash. Come dove fa? Allora, devo usarlo meglio, semplicemente. Perché appurato che arriva... No. Come dovrei fare? Cioè, l'idea di base credo sia che io debba... dashare così e poi così, però lì c'è... Olè, ce l'ho fatta. Non mi è piaciuta troppo l'esecuzione, ma ce l'ho fatta. Olè. Ora. Qua. Un'altra cura. Grande. No, l'esecuzione ha fatto schifo, dei miei salti. Ha fatto veramente schifo. Olè. Bello. Ma è a tempo? O mi becco la fregatura? Forse è meglio togliersi dalle scatole prima di scoprirlo. Piano. Sì, sto andando
Mi sto spaventando. Oh. Bravo. Altra cura. Grande. Eh sì, me ne sono accorto tanto dopo che c'erano quei simpaticoni. Allora, preferisco stare full vita, diciamocelo chiaro e tondo. Ok. Qui non si può andare? O è sbloccata adesso? No. Devo fare qualcos'altro. Probabilmente attivare un'altra di quelle torrette. Ok. Saliamo. Magari anche trovarci un... No, niente. Olè. Ero sicuro che qui ci fosse un'altra cura. Cioè me lo sentivo proprio dentro. Adesso. Tra l'altro forse sono costretto a rimangiarmi la... la cosa che ho detto giusto in questo episodio. Ovvero che sto cercando di fare video più corti. Buoni. Bravi. Perfetto, mi sono tolti dalle scatole. Riesco ad arrivare di là? Io non credo, però. Proviamoci. No, non ci riesco. Ma se... Momento, è venuto un dubbio, ma io posso saltare tipo così? Speravo di poter fare... usare l'angolino. Cosa evidentemente estremamente sbagliata. E si scende ancora più giù. Ok, qua devo stare attento. Dai. Perfetto. Preferisco stare un po' più di vita. Dai. Sì, sì, ho capito che ti abbassi e ti alzi. Qui non c'è niente di rilevante. Vai. Dicevo, questi si possono quindi aprire? Prepariamo il colpo subivo. Perché ero scemo. E ho tolto. C'è un coso che mi segue. Non ho capito se c'è una vera utilità nell'averli liberati, ma c'è un coso che mi seguiva. Vabbè, qua ho trovato un Gearbeat. Ho trovato una cura. Quindi tutto sommato non mi posso lamentare. Oh no. Scendi. Bravissimo. Ok, c'è un nemico di quelli. Ok, c'è un nemico di quelli con ablegato. Credo che quello sia un punto cieco per entrambe. Infatti. E ora? No, no, no. E ora? Una situazione un po' del capo. Ah, le ho disattivate! Vabbè. Allora ti piace vincere, fai. Mi piace vincere facile. Così. C'è un nemico abbastanza enorme. Vogliamo aprire questo? Seriamente? Morto. Beh, un Gearbeat me l'ha dato, quindi ci sta. L'averlo affrontato. Ole. Niente. Niente. Per favore, fate che non ho fatto tutta questa strada per nulla. Un modulo ci deve stare qualcosa. Ho scaricato l'intero caricatore addosso a quel coso. Però alla fine è morto, quindi ci sta. Non è stata una cosa così stupida. Solo un po' stupida. E si continua. Questo percorso è tipo infinito. Io speravo tipo... Cioè,
contavo che fosse un pochettino più breve. Eh sì, sto cercando di colpire il gigante con i proiettili. Però tanto muore uguale, perché una volta che gli scarica addosso tutti i proiettili. Gearbit. Bello. Una volta che gli scarica addosso tutti i proiettili gli rimane poco da fare. Vai. Anche questo è andato. Muori, muori, muori. Mi sa che veramente ho glitchato. Fa niente. Non è un problema mio. Come al solito, questi non sono problemi miei. Ok. Sì, sì, ho capito che mi vuoi indirizzare lì, però io vorrei prima, che so, prendere sto Gearbit, prendermi questa cura. Probabilmente prendere anche il Gearbit che stava prima, non posso tornare indietro. Andiamo avanti allora. Sempre avanti. E siamo tornati all'inizio. E me lo ricordo, questo è proprio il primo step, e alla fine probabilmente ritorneremo da là. Solo che non ho trovato il modulo, quindi ho fatto sto giro tanto per spirito d'amicizia, o magari non era pensato per portarmi un modulo. È bloccato. Dannazione. Però io voglio dare una conclusione al video, perché non mi piace fare... Ok, ci fermiamo qui e ci vediamo dopo. Ok, però questa è una conclusione.